sia per la posizione geografica che per le possibilità di sviluppo di settori trainanti dell'economia. Il Molise, d'altra parte, ha bisogno di guardare al di là dei propri confini per cogliere le opportunità di sviluppo economico e occupazionale che il mercato globalizzato ci offre. Questo è uno stralcio delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, ricordo dal Forum internazionale sulle capacità di produzione globale e cooperazione tra imprese che si è tenuto in Cina. La missione, i cui costi sono stati sostenuti per intero dal governo cinese, ha portato il Presidente Cotugno e il Consigliere Ciocca a tenere una serie di incontri tesi ad illustrare le peculiarità del Molise al fine di favorire eventuali forme di cooperazione con la Repubblica Cinese. La segreteria del comune di Serni è aperta oggi e domani per la registrazione degli eventuali apparentamenti in vista del ballottaggio. Per i candidati alla poltrona di sindaco Giacomo D'Apollonio e Gabriele Melogli, quelli attuali sono ore decisive per dichiarare il collegamento con ulteriori viste rispetto a quelle del primo turno. Un passaggio, quello dell'apparentamento, che, come facile immaginare, contribuirà a determinare gli esiti del secondo turno. Intanto, tra i due competitor è già iniziata l'ultima battaglia elettorale. Il primo round si sta combattendo sul terreno degli sponsor politici, veri o presunti, di ciascuno dei due. Era prevista per il 17 maggio scorso, a distanza di quasi un mese, la visita di Renzi non sembra all'ordine del giorno. Sulla questione, vista la posta in gioco, è calato un imbarazzante silenzio. Si vede dunque ancora la firma del patto per il Molise, che dovrebbe portare ad uno stanziamento di 722 milioni di euro. Certo, la fase politica nazionale non è delle migliori per il Premier sottoposto, dopo il flop delle recenti amministrative, al fuoco incrociato delle critiche esterne e soprattutto interne al Partito Democratico. Con le dovute proporzioni, la situazione di frattura in Molise sembra proporre qualche analogia. Il riferimento è alle tensioni interne al partito, con la querela tra il segretario Michela Fanelli e il parlamentare Davide Leffa, che hanno contribuito a mandare al ballottaggio a Isernia, caso unico in Italia, due forze entrambe nello schieramento di centrodestra. 123 milioni di euro a disposizione di Abruzzo e Molise per portare la fibra ottica e l'internet veloce in quelle aree in cui i privati non intendono investire. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il bando di gara prevede risorse pubbliche per 1 miliardo e 400 milioni complessivi. Oltre alle due regioni citate, destinatari del progetto, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Una velocità di trasmissione dati per gli utenti finali fino a 100 mega, con un minimo di 30 mega. Queste le caratteristiche del servizio. L'obiettivo che l'ASREM intende perseguire con il progetto Recall. Medici specialisti seguiranno i pazienti diabetici ben compensati, cioè con livelli di glicemia complessivamente stabili, attraverso un'attività di assistenza prestata telefonicamente. Numeri alla mano, questo approccio, che riguarderà il 10% dei pazienti diabetici della regione, consentirà una diminuzione di 1.400 visite l'anno. Oltre alla riduzione dei costi, altra conseguenza importante, la maggiore disponibilità di tempo per i diabetologi da dedicare ai pazienti più complessi.